La Coppa del Mondo di sci alpinismo torna in Italia. In arrivo sulle montagne bellunesi di Tambre l'appuntamento con la Transcavallo, con due prove, una individuale ed una sprint, in programma per le giornate di domani e sabato. In testa al plotone azzurro spiccano i nomi dei nostri due valtellinesi Michele Boscacci e Robert Antonioni, freschi di titolo europeo conquistato due settimane fa alle Smarcotti in Svizzera. A far compagnia a Boscacci ed Antonioni, anche i valtellinesi Lorenzo Olsnek, Nicolò e Pietro Canclini, Andrea Pranni, Giulia Compagnoni e Giulia Murada, inseriti nella lista dei 24 convocati per questa quarta tappa del circuito mondiale. Venerdì mattina ad Alpago e precisamente a Colindes, il via della prova individuale, nella quale l'alpino di Albosaggio Boscacci cercherà di bissare il successo della terza tappa. A Piancavallo, nella mattinata di sabato, turno mezzogiorno, sarà dato lo start per le qualificazioni e le finali della Sprint Race, prova in cui sarà invece il furvese Antonioni a fare la parte del leone. Sabato mattina alle ore 9 nel versante bellunese del Monte Cavallo e sempre con partenza e arrivo dislocati a Colindes, partirà invece la prima tappa della 33esima edizione della Transcavallo, la classica competizione a squadre articolata su due giorni, con la seconda prova in programma per domenica. I tracciati di prova a squadre ed individuale saranno teatro del campionato del mondo edizione 2017.